Io credo che i volumi dei poeti latini e neolatini costituiscano un vero monumento ad una filosofia, ad una filologia filosofica, vorrei dire, ad una filologia che è semantica, semantica storica, filia per la parola proprio nella sua abissalità, perché quando ti affacci ad una parola, qualsiasi parola, ti affacci su un abisso. E credo che a Traina dobbiamo dei grandi saggi di questa filologia, quelli dedicati a Virgilio, ad Enea, al Victor Tristis, no? Una lettura di Virgilio tutta interna ai conflitti che caratterizzano proprio la figura di Enea, il labor che costa la virtus, l'impietas a volte inesorabilmente necessaria per consentire al proprio destino, clemenzia e pietas di Enea, che Traina mette continuamente, direi, in discussione tra loro e alla prova. Il destino che si deve affrontare anche in viti. E poi i saggi su Orazio, che secondo me sono forse ancora più formidabili di quelli su Virgilio. Un Orazio liberato da ogni classicismo, un Orazio poeta della cura, e la cura implica la tiche, il caso, ci torneremo, ma la tiche nel senso, direi, di un altro mio maestro filologo, filosofo, Carlo Diano, che era collega di Traina a Padova. La tiche nel senso dell'evento, la tiche che capita al singolo, che colpisce al singolo, che vive nella fugacità del singolo, il tempo vissuto nella fugacità sarà per Traina anche quello di Seneca, nel suo commento al De Brevitate Vitae, che ebbi la fortuna di discutere con lui proprio qui a Bologna tanti anni fa. Il caso dedicato solo a noi e che nessuna forma può perfettamente comprendere in sé, contenere. E qui il problema filosofico diventa tutt'uno con quello di composizione poetica. Si incarna nella forma poetica e nella forma della composizione poetica. Era dunque inevitabile che un filologo come Traina dovesse concentrarsi su poeti come Lucrezio e su scrittori come Seneca. In quella che è la filosofia romana, maltrattata dai tedeschi, ma in realtà da rivendicare profondamente. Maltrattata perché? Perché è una filosofia non sistematica, non necessariamente eclettica o vaga. Eclettica sì, ma in un senso di eclettismo che è un senso buono forse, serio, no? È il senso di tentare di, appunto come suona la parola, di scegliere dalla massa delle lettere, dei pensieri, delle idee, quelle che si possono comporre, non un vago eclettismo, eclettismo in questo senso, che è proprio anche del nostro umanesimo, a guardare bene, è proprio di una tradizione di pensiero latino e diciamo pure italico, che va rivendicato nella sua filosoficità, anche se non è una filosofia sistematica, ma non lo è volutamente,
perché vedere ciò come un limite, come un difetto, come hanno sempre fatto e continuano a fare i filosofi tedeschi. Ecco, una filosofia drammatica, appunto, drammatica, saggistica. Secondo me in Seneca abbiamo il germe di quello che potremmo definire oggi una trattazione saggistica del problema. Il problema non viene compreso sistematicamente, viene costantemente aggirato, visto secondo diverse prospettive che non necessariamente si compongono unitariamente. La cosa è colta secondo prospettive diverse, secondo diversi punti di vista, e non può essere diversamente. Questo è proprio del saggismo. In Seneca io trovo elementi che possono essere, oltre quelli drammatici sottolineati e su cui ora tornerò da Traina, anche questa forma compositiva propriamente saggistica. Il problema non è riducibile ad unità. Il problema presenta in sé contraddizioni. Non è il discorso che è contraddittorio, è la cosa che è contraddittoria. È la cosa che presenta aporie, è la cosa che è problema. E questa problematicità della cosa viene espressa nella forma della composizione. Io credo che sia questo il modo di affrontare la filosofia di Seneca e per certi versi anche la filosofia di Lucrezio, perché anche lì non siamo in presenza di una accademica ricapitolazione, sistemazione di una tradizione filosofica. Siamo in presenza di una forma di riviverla e riviverla secondo, ecco questo importante, secondo una prospettiva che è anche la prospettiva di quella persona. Questo elemento esistenziale, il filosofo che parla in prima persona, che non nasconde di essere lui a parlare. E questo fa scandalo per una certa filosofia, no? Filosofia, pensiamo, dovrebbe il filosofo, come lo scienziato, dovrebbe nascondere di essere appunto lui a parlare. L'individuo filosofo scienziato si mette la maschera dell'impersonale, no? Parla oggettivamente, diremmo. Ecco, qui invece in modo voluto, esplicito, sono io a parlare. Sono io a parlare. Questo anche in Lucrezio. Sono io a parlare. Dico la verità, certo, nel caso di Lucrezio. Dico la verità, ma la dico io. È importante questo. Si cerca la verità, si dice la verità, ma la dico io, che vivo e che vivo nella fugacità della mia vita. La dico io. Dove si trova la verità se non nella parola di uno che vive? Ma questo significa anche che la verità vive, eh? Che la verità vive. Se la dico io vivendo la verità, ciò significa che è la verità che vive. Ma se la verità vive, come fa a essere espressa in termini sistematici, obiettivi? È una ricerca, semmai, di sistematicità e di obiettività che si sviluppa nella mia vita, nel discorrere della mia vita. E questo problema, che è il problema filosofico che io sto esponendo filosoficamente, è questo, è il problema di questa filosofia. E credo che possa essere affrontato in questi termini anche attuali. C'è una attualità, c'è una modernità, diciamola pure, che Traina continua a sottolineare in questa posizione, in questa forma della ricerca filosofica.
E questa problematicità evidente nel De Providentia, su cui ha parlato, nella concezione del divino di cui ha parlato prima Ivano. E qui la lotta è ad alto livello, perché qui si tratta di prendere posizione rispetto a dei pilastri del pensiero antico. Treina lo sottolinea nel suo commento a De Providentia. Si tratta di andare i ferri corti con il pensiero di colossi della tradizione filosofica. Protagora, il Protagora del Peritheon. Protagora è un grande protagonista della filosofia occidentale europea. Riguardo agli dèi, riguardo al divino, non sono in grado di sapere né che sono né che non sono, né che natura abbiano. Molte cose impediscono di saperlo. L'oscurità della questione, de brevitate vitae, e la brevità della vita umana. La posizione scettica, diciamo, ma nel senso autentico di skepsis. Non so, sospendo, devo sospendere il giudizio. Chi sei tu per pensare di poter contenere nel carcere, nel tuo carcere mortale, questo pensiero? Chi sei? Come puoi pretendere di contenere nel carcere mortale che ti è dato il pensiero del divino? E dall'altra parte l'Epicuro, il frammento 374 dell'Usener, riportato da Lattanzio, famoso, no? Dio, anche se evidentemente non si cura di nulla, è necessario infatti che si curi di qualcosa colui che ha potere, e se ne ha e non ne usa, qual è la ragione? Dio ha una sola scusante, di non esistere. Esiste solo la necessità assoluta del legame di causa, scienza, che tiene eternamente insieme gli essenti. Epicuro, ma è contrasto radicale con la teologia stoica, già l'ha sottolineato Ivano, no? L'ordine delle cose non è concepibile se non come il prodotto di un'intelligenza dotata di volontà e animata a un fine. Da qui nasce la nostra nozione di Dio. Se non ci fosse questo supremo artista, chiamiamolo così, non creatore ex nihilo, non ha nulla a che fare con la tradizione, con una certa teologia ebraico-cristiana. Ma certamente se non ci fosse questo supremo artista, sarebbe l'uomo il massimo artista, è chiaro. Ma è evidente che non possiamo intenderlo così, l'uomo. La poiesis umana non può essere intesa come somma espressione dell'artisticità dell'ente, dal momento che l'ordine e il logos che in questo ordine cosmico si manifesta non sono stati i nostri prodotti. E quindi è chiaro che la produzione di questo cosmo è opera di un artista superiore a noi, perché vediamo questo grande artificio, chiamiamolo così, di cui non siamo noi gli artefici, e vediamo razionalmente, logikos, che questo grande artificio è superiore ad ogni nostra arte. E allora qui vi è un contrasto profondo tra le due teologie, e che è deciso Seneca nell'uno o nell'altra, ma non saprei. È deciso nel scegliere tra una necessità cosmica e quella che vede non certo il Dio personale, non certo il Dio creatore, ma la necessità di una, comunque di una volontà, e di una volontà che in quanto tale è diretta ad un fine e deve essere intesa in senso teleologico.
si parla soltanto di Seneca, di Epicuro, di Protagora. No, signori, si parla anche di filosofia moderna, si parla anche di Spinoza, si parla anche di Leibniz, si parla anche di Cartesio. Tensione, una tensione tra immanenza e trascendenza, ecco, diciamola così, brevemente, non avendo il tempo di spiegare tutti i passaggi, una tensione irrisolvibile che fa la ricchezza, la forza e la drammaticità di quest'opera, la drammaticità, la vivezza, qualcosa che non ha niente di antiquario, qualcosa che deve essere affrontato in una chiave non semplicemente, come dire, antiquaria e erudita, perché sono questioni che assillano poi anche tutta la filosofia successiva. Risolti in Seneca, Seneca dice la sua sistematicamente? No, ma questo fa la forza espressiva, ma anche direi filosofica di questo autore. Proprio questo, proprio la sua non sistematicità, in questa tensione tra immanenza e trascendenza. Tensione tra un Dio provvidente e un Dio che coincide con la natura. Che altro è infatti la natura se non Dio, dice anche Seneca, appunto, come direbbe Spinoza, natura sive Deus. Ma non c'è solo questo, c'è anche questa idea di un artista, di una volontà che è diretta a un fine anti-Spinoza totale. E Spinoza era lettore di Seneca, accanito lettore di Seneca. E la stessa tensione possiamo vedere anche sul tema della morte e del tempo, almeno così la intenderei io. Perché? Perché forse l'aspetto fondamentale della filosofia di Seneca, che non a caso è uno tra i pochissimi autori citati da Heidegger in Sein und Zeit. La lista degli autori citati da Heidegger in Sein und Zeit prende mezza paginetta. C'è Seneca, guarda un po'. Perché? Perché Seneca vede che cosa? Vede l'affermazione consapevoli, ma l'affermazione netta che noi siamo il tempo. Noi siamo il tempo. Noi non siamo nel tempo, siamo tempo. La temporalità dell'esserci. Tempo non è una cosa. Tempo siamo noi. Diciamola kantianamente, la nostra esperienza interiore, il tempo. La forma della nostra esperienza interiore. E Seneca lo dice esplicitamente. Noi non abbiamo nessuna proprietà. L'unica cosa che possediamo è il tempo. Siamo tempo. Ma il problema successivo immediatamente qual è? Proprio perché siamo tempo, proprio perché la nostra unica proprietà è il tempo, allora il problema in che cosa consiste? Il problema consiste, l'avete sentito in tutte le cose che sono state lette così precisamente, di farne buon uso, perché è nostro. Allora non dobbiamo dissiparlo, dobbiamo farne buon uso. Dobbiamo usarne di questa nostra proprietà, di questa nostra unica proprietà. Dobbiamo farne quell'uso che avete ascoltato. E cioè quale? È quello di educarci a sostenere, tollere. Con Ivano e il professor Traina abbiamo sul tema della tolleranza curato un'altra occasione di collaborazione tra di noi, curato un famoso dialogo tra Ambrogio e Simmaco proprio su questo tema della tolleranza. Qui non c'entra il tollere, sostenere, sopportare, prepararci, tecne alipias, diceva Diano, no?
una tecnica per sconfiggere l'ipe, il dolore. E tutto sommato è questa medicina dell'anima che Seneca propone. Propone questa medicina per sopportare il dolore prevedendolo. Non ci deve trovare impreparati, dobbiamo sempre essere parati al caso, alla sciagura, e così usare bene il tempo, averne cura, non dissiparlo. E avere cura del tempo significa appunto affrontare la questione che nel tempo ci pone, cioè la morte. Problema. Rimozione della morte? Stoico, superbia stoica. Non ne ho paura, direbbero i filosofi tedeschi. Abschaffung des Todes. Rimozione, eliminazione della morte. Non fa così tutta la filosofia? Si chiedeva un grande filosofo ebraico contemporaneo, Rosenzweig, all'inizio del suo capolavoro, La stella della redenzione. Si chiedeva. La filosofia è sostanzialmente rimozione della morte. Ce la vuol far dimenticare. Vuol fare come non fosse. È così? Sembrerebbe a volte, in certi passi di Seneca. Ma come non si fa a non sentire anche in Seneca l'esserci per la morte? Tu continuamente ti commisuri a questa estrema possibilità, proprio nella misura in cui non la vuoi subire, ma la pensi costantemente. Ma è talmente evidente che questo è il gioco, la tensione, la contraddizione. Nel tempo che sei, devi misurarti con questa estrema possibilità che toglie ogni altra possibilità, la morte. Questo vuol dire rimuoverla? No. Vuol dire vivere pensandola, melete thanatou. Vivere pensandola. Perché sapendo di morire, tu del tempo che ti è dato farai l'uso migliore, vivrai. Melete thanatou non vuol dire che una filosofia che aspira alla morte, non si aspira alla morte. Il nostro organismo fisiologicamente non aspira alla morte. Devi sapere di morire, abbine cura. Che significa? Vivi pienamente la tua vita, perché sai che la tua vita poi si deve commisurare a questa estrema possibilità che toglie ogni altra. Quindi non sprecare un istante. È rimozione. A volte sembra che appunto vi sia quella superbia già denunciata da Agostino, per cui lo stoico appunto è libero dalla morte. No, non siamo, nessuno è libero dalla morte. Morire dobbiamo, per Seneca, morire dobbiamo. La finitezza del nostro esserci è segnata da questo limite. Ma melete, esercizio, pensala, pensa costantemente, ogni giorno, quotidie, a questa estrema possibilità, in modo che tu, sapendo e conoscendo questo, possa vivere bene, possa vivere nel pieno della tua virtus. Tensione. Non vi è nessuna consolazione di maniera. Non è che la conoscenza elimini o ci faccia dimenticare di morire. È l'opposto. E così per tutti gli altri temi. Non vi è facile consolazione. Non vi è nel coro della Fedra che avete sentito, no? Grande madre degli dèi natura, che fai ruotare tutto sul tuo cardine, i poli celesti, eccetera, eccetera, e non ti preoccupi di giovare ai buoni. Res humanas
ordine nullo fortuna regit, ordine nullo. Ma come? La tua visione cosmologica non era quella, ordine nullo. Sparsitque manu numero, munero cieca. La fortuna sparge, appunto, con mano cieca i suoi doni. Quanti casus humana rotant. Casi, casi, eventi, casi, ordine sì, ma caso, l'ordine, la visione stoica di un ordine cosmico non elimina questo sentimento personale, esistenziale del caso. Quanti casus humana rotant. E ci sono delle pagine di Seneca che mostrano, direi, atrocemente appunto questo fondo drammatico anche della sua filosofia.